fiera dell'Hi-Fi, fiera di Milano, Fidelity. Allora, tutta sta gente qui che vedete che si vedono su YouTube, su internet, sono sempre quei 5-6 personaggi, va bene, bene o male. Io non sto parlando male di loro, non sto parlando male di questa gente, ok? Semplicemente è una buffonata che continua ad andare avanti, ma che non sta in piedi, perché tanto l'alta fedeltà è finita per colpa di questi personaggi. Però continuano, capito, a fare sti cazzo di video sulle fiere dell'Hi-Fi, dell'alta fedeltà, capito? Perché? Perché tanto questi qui sono persone che per portarsi a casa il pane, loro lo fanno perché sono obbligati, diciamo così, perché hanno un'azienda, perché hanno, non so che cazzo hanno, comunque devono. Hanno un canale per promuovere i loro prodotti, eccetera, eccetera, e quindi devono farsi vedere che loro sono andati alla fiera di Milano, ai fai, che qui, che là, poi fanno vedere questi qui che presentano, che spiegano alla gente, al pubblico seduta, come sono fatte quelle, come funzionano, e quelle e quell'altro, poi la gente non si vede mai, non fanno mai vedere la gente che è seduta, ma guarda, chissà perché, che strano. Non li fanno mai vedere questi personaggi che sono seduti sulle poltroncine lì, no? In queste salette addobbate per, diciamo, secondo me, abbindolare queste persone o nel tentativo di abbindolarle. Perché tanto una buona fetta di queste persone, ammesso che ce ne siano, ma secondo me ce ne saranno sempre 3 o 4. Sono il 90%, sono solo gente curiosa. Il resto probabilmente è gente che invece gli interessa, però non hanno i soldi. Oppure, come si dice, cambiano idea. Perché sta gente vuole far credere che per avere un impianto hi-fi bisogna spendere dei soldi, quando non è così. Quindi adesso qualsiasi cosa, anche le casse acustiche, che sono semplicemente le casse acustiche sono semplicemente fatte con del legno, ok? Quindi sono dei pannelli di legno con la quale sopra, nella parte frontale, solitamente vengono montati gli altoparlanti. E poi adesso però queste cose qui cosa fanno? Le fanno che dopo oltre, insomma, per attirare cioè per la gente che si deve esaltare, cosa fanno? Te le verniciano, no? Quindi cominciano, non le lasciano più solo di legno normale, ma no, adesso te le verniciano, quindi le carteggiano, le stuccano, le ricarteggiano, le verniciano a lucido, e le fanno lucide come allo specchio, rosse, nere, gialle, blu, verdi, eccetera, eccetera. E quindi poi ci mettono dei nomi particolari, no? Fanno delle cose strane e poi cominciano a spiegare, a stare lì delle ore a parlare, cominciano a tirare fuori delle cose, addirittura a parlare di Marte, di Giove, di Nettuno, tutte queste puttanate qui, per cercare di ma va, è una cosa assurda. Comunque, alla fine chissà perché, sono solo questi personaggi che devono vendere, come dice qualcuno su YouTube, sono dei bottegai, che c'ha ragione. Ora io dico, un altro imbecille, lasciamo perdere, che non faccio i nomi perché dopo sennò non mi voglio litigare con questa gente di merda, che adesso addirittura tirano fuori le cassettine già amplificate, no? Che due cassettine di merda con dei woofer del 13
che le fanno pagare 5-6 mila euro la coppia, ma andate a cagare, e queste suona qui e suona là, e poi fanno le recensioni tipo come suonano, ma va là, come suoneranno, ti diranno mai che suoneranno male, che sono sempre loro che, deve, che te le devono vendere, ma quanto è deficiente la gente. E comunque, no, io dico, se qualcuno li trova, io parlo delle, qui in Italia, dei video italiani, se qualcuno li trova, se ci sono i video di questa gente che è andata lì alla fiera, che ha comprato quello che ha comprato, se l'ha comprato, che è rimasta contenta, che si è andata a casa entusiasta, euforica, no? Urlando di gioia, oh, ho comprato questi. Che bello, oh, suono da Dio, c'è questa gente qui? No, perché? Dove sono sti cazzo di video? Dove sono? Perché se voi andate a vedere, a fare delle ricerche di gente che si è comprato il telefonino, ce ne sono 350.000 di video, di gente che spiega, ah, io mi sono comprato questo, è una figata, è quello e quell'altro, poi vabbè, ci sono anche le leccaculi che devono promuovere i prodotti per, diciamo, farsi dare una percentuale dall'azienda che li vende, vabbè, questo è un altro discorso, sono i classici youtuber dei miei coglioni. E poi invece però, più che altro comunque sono sempre personaggi che magari non hanno un cazzo da fare o che sono malati nel cervello, che hanno una malattia compulsiva di comprare tutto e che magari hanno anche i soldi, comprano quello, comprano quell'altro, vabbè. Comunque, dov'è questa gente? C'è la gente, se voi andate a vedere per esempio anche quelli, per esempio le ragazze, le donne più che altro, perché sono solo loro alla fine su internet che fanno quelle cose lì, che vanno a IKEA, che vanno a comprarsi i mobili di casa e fanno vedere che sono contenti e bellissimi, vi consiglio di comprare questi, quelli, quelli. Quei video lì ce ne sono centinaia. Ci sia qualche cazzo di video di gente che dice oh mi sono comprato le casse delle, delle BMW, delle Winson, non so, che cazzo non so, quelle, quell'altro, che sono contenti lì, che sono euforici, queste cose qui, no, non ci sono. Trovate i video solo di questi 4 o 5 personaggi, che sono sempre quelli che poi si leccano il culo tra di loro, ovviamente, perché devono promuovere i loro prodotti, devono farsi pubblicità, devono vendere, solo per quello, e basta. E poi parlano di fiera, ma dov'è sta fiera? Dove cazzo è sta fiera? Ma andate a fare in culo, veramente. Smettetela di dire buffonate, non sta in piedi, è una cosa che non sta più in piedi. L'alta fedeltà è finita, è finita, è finita. E quelli che si definiscono audiofili non hanno capito un cazzo, non sono audiofili, sono solo degli spendaccioni che comprano perché poi si devono esaltare, devono far vedere che loro hanno quello che costa così così. Poi dopo 2 o 3 anni, che manco li cagano quando sono a casa e non lo accendono nemmeno, dopo 2 anni si stancano e poi li vanno a vendere per comprare qualcos'altro. È tutto lì il discorso. Ah, gente, non me ne frega un cazzo dell'alta fedeltà. È inutile che stiamo qui a fare sti cazzo di video che non stanno in piedi. Basta. Basta, cioè, non veramente. Questo qui, a me mi sta sui coglioni, quel ragazzo lì. Mi sta proprio sui coglioni, poveretto. Vabbè. E dice che era un ex maestro di musica, è andato lì, si è fatto assumere da questi qui per fare il dipendente, ma va a cagare, ma è una cosa assurda, è proprio tutti lì, sono tutti lì, tanto sono tutti o leccaculi che devono promuovere per farsi dare una percentuale oppure devono farsi pubblicità, diciamo così, ecco. E poi la maggior parte sono video comunque che fanno vedere l'impianto e basta con della musica sopra e basta, che cazzo, ma veramente, ma vaffanculo, avete rotto i coglioni con questa buffonata che non sta in piedi, poi ormai non sanno più che cazzo inventarsi, dai, sono sempre le stesse cose, sempre quelle, cioè non è che si può andare oltre, è lì, cioè non è che c'è la fisica quantistica lì, è una cosa così, un amplificatore è un amplificatore, punto e basta. Cioè, non è che c'è, che ci vuole cioè, non è che ci sia da scoprire ancora qualcosa. Porca puttana. Questa gente continua a fare sti cazzo di video di merda, che poi se gli fai un commento critico,
si offendono pure oppure non ti rispondono nemmeno perché sennò. Cioè, perché è così la gente? Allora, se gli fai i complimenti, allora ti mettono il cuoricino, capito? Tutti i buffoni di merda. Ma che cazzo ti va la fiera che non c'è andato nessuno? Fate vedere quanta gente c'è dentro, che non c'è un cane là dentro. Non ce n'è uno, uno, a modo di dire. Ci saranno minimo 5-6 persone al massimo interessate. Il resto, se c'è gente, se c'è. È tutta gente curiosa che passa di lì, si fa un giro e basta, come nei centri commerciali, uguale, non cambia niente. E ti fanno vedere loro che sono lì in giacca e cravatta, che ti spiegano, che poi non fanno vedere nessuno, magari può capitare che riprendono qualche testa pelata, che si capisce che è gente di una certa età, che avranno 50-60 anni, che sono in pensione, e quindi magari hanno i soldi perché se li sono accumulati con l'età lavorativa. Ma di giovani praticamente zero. E ti vogliono far credere che ti fanno questa cosa qui che suona, che per farla suonare non c'è bisogno di. Vabbè, insomma, ti fanno queste cose qui che te le fanno vedere come se fossero oggetti d'abbellimento. Ti mettono nomi dal cast tipo Apollo, Zeus, no? Questi nomi qui che fanno pensare a chissà cosa. Poi ti alzano i prezzi, te li sparano fuori dei prezzi esorbitanti per delle cagate che non vabbè, lasciamo perdere. E dopo cosa fa la gente? La gente prende su, se ne va, non compra un cazzo. Semmai c'è il ricco, quello che c'ha i soldi, capito? Che è poveretto, perché di solito chi c'ha i soldi, solitamente, non capisce un cazzo, perché le cose non le conosce, quindi giustamente i venditori guadagnano sull'ignoranza altrui. Per cui, se c'è uno che è perché c'è i soldi, compra, ma non gliene frega un cazzo, si deve esaltare. Poi dopo 2 o 3 anni li vende e ne compra degli altri. Tanto lui a casa li avrà usati sì o no, giusto, lo avrà acceso sì o no 3-4 volte, ma tanto la gente non gliene frega un cazzo, quindi è così e basta. Siete solo dei buffoni, tutti quanti. Perché tirate, volete andare avanti? Questa cosa qui che non sta in piedi, non sta in piedi. Non sta in piedi. Poveretti.